Buonasera e bentrovati ai nostri spettatori. Siamo in compagnia di Enzo Cospito, pirografista e banista, al quale diamo il nostro benvenuto, Enzo. Buonasera, benvenuti nel mio laboratorio. Due passioni molto particolari, la pirografia e la costruzione di organetti. Quando hai scoperto queste particolari passioni, ce ne parli e di cosa si tratta? Allora, diciamo che più o meno ho scoperto la passione per il legno nello stesso momento, quindi la pirografia e la costruzione di organetti vanno più o meno pari passo. La costruzione dell'organetto l'ho scoperta nel momento in cui la mia fisarmonica ha iniziato ad avere un po' di problemi, no? Quindi ho iniziato ad aprirla, a curiosare sui vari componenti, sui vari legnami da utilizzare e tutto, quindi sono andato sempre di più alla ricerca, soprattutto di chi mi insegnasse a costruire questi strumenti, partendo da un pezzo di legno fino al risultato finito, lo strumento funzionante. E fortunatamente ho trovato dei signori anziani che mi hanno trasmesso i loro segreti, le loro tecniche, tutto ciò che sapevano e che riesco a fare adesso. Sei un autodidatta, ma hai cercato sempre di carpire i segreti di quest'arte. Sì, purtroppo sono alcune cose autodidatta, ma fino a un certo punto. Alcune cose che se non le vedi fare o comunque non ti vengono trasmesse, insegnate, è difficile raggiungere determinati risultati. La voglia di sapere che quindi si unisce anche poi alla possibilità di scoprire qualcosa in più ogni giorno, avvalendosi anche della tradizione, come è successo nel caso di questi due signori anziani che ti hanno svelato alcuni dei loro segreti. Sì, alcuni loro segreti, perché questo è un mondo abbastanza... geloso, molte tecniche, soprattutto su alcuni passi della costruzione, dell'accordatura e di tante cose, li impari strada facendo, ma è difficile che ti vengano insegnati. Delle passioni che testimoniano anche un forte legame con il territorio. Per realizzare questi strumenti ti avvali di legni pregiati, come l'olmo di Montegiordano e... hai anche deciso di dar vita ad un laboratorio in una piccola comunità di provincia. Sì, allora mi avvalgo di legni, sì, soprattutto è sempre la ricerca di legni nostri, nostrani, delle nostre montagne, delle nostre colline, come a proposito proprio dicevi l'olmo di Montegiordano, oppure l'ulivo, il ciliegio, e poi comunque inserendo anche dei legni di pregio che comunque sono legni esotici che vengono importati. E ho deciso, sì, proprio questo amore per il territorio mi ha portato ad aprire, sì, la mia bottega qui a Rocca Imperiale, nel centro storico. Una bottega in cui crei, dai vita a qualcosa di molto originale e particolare, e quindi quando l'hai terminato sopraggiunge un senso di grande soddisfazione, anche poi ti piace anche suonarlo ogni tanto con lo strumento. Beh sì, la soddisfazione è tanta, perché c'è... Avere all'inizio in mano un pezzo di legno e avere alla fine in mano uno strumento che comunque suona, la soddisfazione è tanta. Posso costruire anche tre strumenti uguali, però essendo il mio un lavoro molto manuale e poco a macchina, quindi ci sarà sempre quella differenza, che sia nella misura, che sia nel disegno, che sia in quei piccoli particolari, comunque saranno sempre diversi tra loro. La passione di un giovane come te è il motore vitale di una piccola comunità. I sogni possono continuare a vivere fino a che ci sono ragazzi come te che ogni giorno combattono per realizzarli. Noi ragazzi sì, siamo il motore di questi piccoli paesi che pian piano si stanno svuotando, diciamo. Andremmo anche un po' incentivati, ogni tanto anche spronati a fare qualcosa in più per il nostro territorio, però dai... Piano piano ci riprendiamo. Hai affinato la tua tecnica anche nel corso del tempo. Mi dicevi prima, abbiamo fatto una chiacchierata, le tue pirografie all'inizio testimoniavano magari una tecnica un po' più elementare, poi il tratto è diventato più raffinato, adesso ti concentri molto sui volti. Raccontaci un po' qualcosa in più proprio di questa pirografia. Sì, la pirografia, che significa scrittura con il fuoco praticamente. Effettivamente all'inizio mi concentravo più magari su paesaggi, su tratti un po' più grossolani, poi col passare del tempo ho affinato la tecnica andando più sul realismo
che sia un volto, che sia un bel ritratto, le espressioni, andando a cogliere quei minimi particolari, le varie ombre del viso che ti creano le varie espressioni di una persona. No? Per chi volesse contattarti, hai realizzato un gruppo su Facebook? Sì, c'ho il mio gruppo dove ci sono tutti i miei lavori e i vari indirizzi per contattarmi. C'ho anche un gruppo relativo agli organetti, un profilo Instagram, quindi per chi volesse mi trova tranquillamente su Facebook, sì. Questi strumenti partono da Rocca Imperiale, però raggiungono poi ogni città italiana e anche del mondo. Sì, i miei organetti sono un po' in giro in tutto il mondo, anche se magari qualcuno che non ho costruito io, però che ho riparato, quindi c'è comunque una parte di Enzo Cospito che suona in qualche parte del mondo, sì. Un giovane moderno ma che ama la tradizione e che ama condividere ancora alcuni valori autentici e non limitarsi a un semplice posto, a qualcosa che ormai, a cui siamo ormai troppo abituati. No, vabbè, ma la tradizione è tutto, cioè noi veniamo dalla tradizione, senza la tradizione non siamo niente. Poi la condivisione, questo è un lavoro, un'arte, un divertimento, una passione che è condivisione innanzitutto, cioè quando vengono i ragazzi da me per vedere un organetto, per una riparazione, vengono qui, suonano, si divertono, mentre io magari riparo uno strumento, loro passano i minuti, le ore a suonare, a divertirsi, questa è condivisione, comunque dove c'è musica, dove c'è passione, dove c'è arte c'è sempre condivisione. Un laboratorio creativo per un artista, come ama definirsi Enzo Cospito? Questo è il bello, io la mia identità ancora non è che l'ho capita, io in base a come mi alzo la mattina, questa è la verità. Sì, mi sento un po' artista anche perché cioè, in ogni organetto metto comunque una parte di me, il sentimento che provo in quel momento, quindi negli organetti c'è quella parte artistica che è in me, sì, e nelle pirografie anche. Com'è. Un sogno segreto ce lo vuoi svelare? Sogno segreto? Vabbè, il sogno segreto è avere un laboratorio a tutti gli effetti, essere conosciuto per la mia bravura, ma negli strumenti che realizzo, cioè sentir parlare di me per uno strumento che comunque suona in un determinato modo, penso che più gratificazione di quello. La musica è l'arte dei suoni ed Enzo con le sue realizzazioni contribuisce a questa bella armonia. Sì, esatto. Innanzitutto la musica è l'arte dei suoni che esprime i sentimenti umani. Quindi, dopo di cui abbiamo detto tutto, spero di contribuire con i miei strumenti, magari fare in modo che un musicista che suona un mio strumento in quel momento esprime i suoi sentimenti e che arrivino alle persone. Ti ringrazio Enzo, ti faccio un grande in bocca al lupo, viva l'originalità, viva la pirografia, viva tutto ciò che rappresenta una rarità. Grazie mille, viva il lupo, io ti ringrazio per questa opportunità, è stato un grande piacere. Lo è stato anche per noi, io rivolgo il mio personale saluto ai nostri spettatori e li ringrazio per averci seguito anche in questa intervista. Una buona continuazione di serata e grazie ancora. Grazie a voi, buonasera.